Piccoli mulini nelle fogne, una centrale ultramoderna per trasformare il biometano e impianti fotovoltaici sui capannoni, ma non solo. Così, secondo il senatore e consigliere comunale Pietro Pisani, Piacenza deve prepararsi alla ripresa post-Covid. L'esponente della Lega lo ha detto anche qualche giorno fa a Palazzo Mercanti, con un intervento schietto. Abbiamo il compito non solo di asfaltare le strade, ma anche di permettere a tutte le persone di vivere in tranquillità economica. L'ordinaria amministrazione dovrebbe andare avanti da sé, perché il Consiglio Comunale deve fare anche la politica locale nella difesa dell'ambiente, nella difesa dell'occupazione, nel perseguimento del benessere dei cittadini. Questa l'esortazione lanciata in funzione delle risorse europee in arrivo dal Recovery Plan. Pisani propone anzitutto di attivare uno sportello comunale per diffondere il superbonus 110%, affiancando i cittadini per ottenere questa agevolazione, che prevede la detrazione delle spese sostenute per il rifacimento degli edifici, a patto che gli interventi servano a migliorare la prestazione energetica di almeno due classi. Poi Pisani pensa a una centrale con digestori anaerobici per produrre il biometano e l'idrogeno come fonti energetiche alternative. Bisognerà andare verso la transizione della mobilità ad idrogeno e bisognerà intercettare tutte le fonti che rilasciano metano nell'atmosfera. Idee di grandi opere per Piacenza che, a detta del senatore, non sono troppo costose. Adesso, ripete Pisani, bisogna parlarne concretamente.